Buongiorno direttore, intanto le chiediamo come sta. Ricordiamo a tutti che insomma lei si era messo in auto-isolamento la settimana scorsa. Sto benissimo e sono per fortuna fuori dall'isolamento perché, come tutti quelli che stanno vivendo in casa la quarantena, insomma, faccio molta fatica. Anche perché io sono qui in un piccolo appartamento a Ferrara e insomma, stare dentro chiuso 8-9 giorni è stato abbastanza impegnativo. Comunque, il risultato del mio test è negativo, quindi ho ripreso immediatamente il lavoro e sono operativo da martedì scorso, completamente operativo. Ecco, le chiediamo, rispetto ai casi di contagio di Ferrara e della provincia che si sono, insomma, sono aumentati velocemente, soprattutto negli ultimi giorni, che cosa possiamo sottolineare? Possiamo dire che siamo stati un'isola felice e in buona parte continuiamo ad esserlo, rispetto ai dati dell'Emilia-Romagna e della Lombardia. Le cose stanno cambiando ovviamente perché piano piano aumentano i casi in vicinanza della provincia ferrarese, quindi aumenta la possibilità di contagio. Stiamo aumentando come numeri, adesso abbiamo superato la trentina di casi positivi, abbiamo parecchie persone in terapia intensiva, quindi stiamo cercando di tamponare questo momento complesso. Sicuramente il fatto di aumentare l'obbligo di rimanere in casa, di evitare gli spostamenti, di andare via con la macchina e spostarsi in zone differenti da quelle in cui abitiamo. Questo è un processo che per noi è vitale. Noi dobbiamo bloccare la circolazione del virus e bloccare la circolazione del virus lo si fa solamente chiudendo la maggior parte di esercizi, chiudendo tutte le possibilità di avere contatti con altre persone. Perché è un virus altamente contagioso e il contagio che si trasmette prevalentemente con le goccioline della saliva, lo si prende praticamente solo se si sta vicino delle altre persone contagiate. Quindi noi più aumentiamo la nostra capacità di isolarci e più riusciamo a battere il virus. Ecco, le chiedo, abbiamo parlato delle terapie intensive che sono al lavoro anche a Cona, ha aumentato i pazienti, insomma, sono aumentati appunto anche al Sant'Anna. C'è anche l'eventualità che l'ospedale del Delta di Lago Santo vada in supporto a Cona. È così e come vi state organizzando? Ci stiamo organizzando, destinando i tre ospedali dell'azienda USL a compiti diversi, per cui avremmo voluto avere più tempo per poter fare questa cosa, ma adesso le cose si sono accelerate, quindi abbiamo già iniziato ad avere dei pazienti Covid, come si dice per il coronavirus, Covid positivi anche al Delta. Per cui abbiamo destinato una stecca dei reparti di medicina a persone che sono in quella condizione. Naturalmente per il momento ne abbiamo pochi, però dobbiamo sostenere lo sforzo che sta facendo Cona. Per cui il Delta continua ad avere la sua attività come ospedale principale dell'azienda USL, ma una parte delle sue attività le destina a quello che sono i pazienti con la positività al Covid e che hanno bisogno di terapia specifica. L'ospedale di Argenta si sta attrezzando e stiamo trasferendo lì i pazienti delle medicine. L'ospedale di Cento lo stiamo attrezzando per tutta la parte chirurgica, perché continuiamo ad avere un'attività chirurgica naturale, doverosa, perché la gente continua ad avere bisogno di interventi chirurgici, aver bisogno di essere trattata per patologie gastrointestinali, respiratorie, urinarie, insomma di tutto e di più. Quindi noi gli ospedali dobbiamo continuare a funzionare, non possiamo dedicarli unicamente al coronavirus.